Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Adesso ho fatto un sondaggio su Instagram dove chiedevate l'unboxing. Vedete che ancora non l'ho ancora aperto per voi, cioè i capelli. Allora, questo video non so quando uscirà perché ne ho girato anche un altro dove è andato a fuoco il mio palazzo. No? Potete vedere, il mio palazzo esiste ancora. Quindi non so quando uscirà il video, se prima o dopo questo. Vedremo un po'. Quindi se uscirà più tardi, scusatemi, era per Pasqua, non ho ancora avuto il tempo di aprirlo perché ho avuto problemi. Però ci tremo ad aprirlo con voi. Come potete notare, anche se non è un ASMR, io ce lo potrei fare con questa bellissima scatolina e diventare un ASMR fantastico. Vedete, c'è un conigliettino carino, tridimensionale con le carotine. Adesso andiamo a sbusciacchiarlo con questa cosa che io ho cercato di toglierla prima, ma non ci sono riuscita. Però lo facciamo insieme. Vedete i cani, già lo sanno che sto facendo i video. Lo sentono. Chi aveva visto i miei video ASMR lo capirà. Ma succede a me. È tipo scocciato, mi sa, sapete? Ah, eccolo qua, c'è un pezzo di scoccio. Voilà, si è tolto adesso. Ah, è lo scoccio malefico. Che mi terrò da parte perché non si sa mai. Visto che non ho più scoccio, che non lo tengo da parte. Questo lo butto. Allora, cosa ci sarà dentro? Ricetta non scommesse. Allora, lo aprirò con voi. Lo sapevo già perché c'è scritto sul retro, però non volevo fare spoiler. Allora, praticamente sono dei cioccolatini misti. Cercherò di far vedere senza rovesciarli. No, cioccolatini misti, che sono al caramello. Ovviamente sono cioccolato al latte, lo dico con specificità, è scritto qua dietro. Sono di tre tipi, se ho ragione, che sono appunto cioccolatini praticamente al caramello. Sono cioccolato al latte col caramello. Cioccolato, no, scusate, questo qua è le nocciole perché c'è scritto in un altro modo. Cioccolato, latte con le nocciole, cioccolato con il caramello, c'è scritto, sempre latte. E questi sono i preferiti, vaniglia al cioccolato bianco. Ne apriamo uno e lo sciogliamo. C'è scritto pure sopra, c'è scritto Unit, cioccolato belga. Ragazzi, sto diventando vecchia. Soia, vabbè, latte, grazie a cacchio. Vanille Blanc. Voglio vedere come. Io premetto che non amo il cioccolato, però una volta ogni tanto, se no mi dureranno un casino perché non ne mangio tanti. Il mio ragazzo non può nemmeno rubarmeli, ah, perché c'è la quarantena. No, scherzo, amore. Vuole condividerli con te il 17, che è il nostro mese anniversario. Mi fa un po' scioppini. È buonissimo. È molto buono. Mi ricorda qualcosa. Non so cosa particolarmente. Buonissimi. Approvata. Niente buona. Cioè, cioccolato bianco, la vaniglia, cioccolato al latte alla nocciola, cioccolato al latte col caramello. Io adoro tutti e tre, tranne quello nero. Quello nero mi fa schifo. Cioccolato, ma non è che non c'è. Nessuna salvietta perché era un po' sciolto, pure lo tengo in un luogo abbastanza fresco, saltato per il fatto dell'incendio. No, però magari lo sposterò. Scusatemi se mi sono soffiato il naso. Li tengo poi qua. Comunque, la scatolina è bellissima, me la terrò. Poi, mi piace molto il fatto che siano colorati, così li distingo anche. Magari poi la scatolina ovviamente la terrò. Magari li porto anche di là, perché tutti non me li mangio, io ho giocato sto male. Quindi magari poi li metterò in una bustina. Oddio, è troppo carino il mio coniglio, il coniglietto, guardate quanto è bello. C'ho pure il naso in 3D, bellissimo. Molto contenta, ho aperto finalmente la mia scatola pasqualina. Il giorno dopo, Pasquetta. Sì, oggi che giorno è? Oggi è 14, oh sì, oggi è 14. Mi sono rincoglionita, scusatemi. Perché nel calendario ho barrato il 14, ma oggi è 14. E niente, questo è quello che ho trovato nella mia scatolina, me l'hanno regalata i miei. Io mi sono autoregalata l'uovo di Pasqua. E niente, il padre invece mi ha fatto i soldi normalmente. E niente, anche se è un po' breve come unboxing, spero comunque che vi sia piaciuto. E niente, io adesso torno a fare quello che stavo facendo prima, ovvero a pulire la casa.
Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ditemi voi cosa avete ricevuto per Pasqua, se vi siete comprati l'uovo oppure no. Vi prego, mi scrivete i commenti tristi sotto. Cioè, mi dispiace, poveri, mi dispiace che sono tristi, però a molti mi avete scritto che non avete potuto avere l'uovo. Cioè, nemmeno io me sono autocomprato per culo, Per fortuna, cioè, scusami. Dovete apprezzare la vostra casa, fidatevi di me. Apprezzate ogni cosa, veramente. Gli donerei io l'uovo di Pasqua se potessi. Mi piace che molte persone quest'anno hanno detto che non hanno voluto bere l'uovo. Molte invece hanno fatto una cosa veramente molto bella. Hanno comprato delle uova che ho nel... Da me non le ho trovate. Che sono le uova che se le compravate aiutavate la ricerca contro magari la leucemia per aiutare i reparti di non so che cosa. Io da me non le ho trovate queste cose. Mi dispiace tanto, però non c'erano. Vi saluto. Mi vado con mia mamma che continua a dire tutto nero. È 3 giorni che dice che è tutto nero. Esaurimento. Vi saluto, lasciate sotto nei commenti quello che volete voi. Ho pensato qualcosa? No, perfetto. Vi saluto tutti.